MTB Gran Fondo, in collaborazione con Tech Series. Non fermarti mai. Bottecchia Reparto Corse. Amici sportivi appassionati delle ruote grasse, un saluto da Carlo Rosa e bentrovati a questo nuovo appuntamento con MTB Gran Fondo. Oggi vi parliamo del futuro del ciclismo italiano. Si stanno rinnovando le cariche federali, stiamo parlando della Federazione Ciclistica Italiana, siamo al termine del quadriennio olimpico. Renato Di Rocco è alla fine del suo mandato e stiamo attendendo quali saranno i candidati alla presidenza nazionale. È intanto consolidata la candidatura di Silvio Martinello, che abbiamo il piacere di avere nostro ospite oggi. Buongiorno Silvio e grazie di essere qui ad MTB Gran Fondo. Ciao Carlo e grazie a voi per l'invito, e per me è un piacere poter presentare insomma alcune delle mie proposte appunto e rispondere alle tue curiosità, che immagino siano raccolte da chi il mondo delle ruote grasse lo ama e appassiona appunto per questo importante settore. Silvio, per chi magari tra i più giovani non ti conoscesse, puoi fare una tua breve presentazione. Chi è Silvio Martinello? 5 volte campione del mondo e poi... Sono un ex ragazzo di quasi 58 anni, il prossimo 19 gennaio 2021 appunto compirò 58 anni, ho corso in bicicletta da 13 a 40 anni, quindi facendo tutta la trafila nelle categorie giovanili, passando professionista a 22 anni e sceso di bicicletta dopo 18 stagioni tra i professionisti, come hai ricordato i 5 titoli mondiali. Assoluti, la medaglia d'oro ai giochi olimpici di Atlanta, un bronzo ai giochi olimpici di Sydney, che è stata l'ultima mia apparizione anche in maglia azzurra. Partecipai anche precedentemente ai giochi olimpici di Los Angeles nel 1984, poi insomma il CIO aprì nel 96 i giochi olimpici anche ai professionisti e quindi ebbi nuovamente questa opportunità che insomma poi mi consentì anche di conquistare medaglia d'oro ad Atlanta 96 appunto. Sono un imprenditore, lavoro nel mondo dello sport, nel mondo del fitness, ho aperto un importante centro nella prima periferia di Padova, esattamente a Tencarola di Selvazzano, dove tra l'altro vivo ancora nel 1999, e sono quindi il presidente della società di gestione, un'attività che conduco con altri soci, poi sono impegnato nel settore immobiliare con un'altra attività che aprii ancora quando facevo l'atleta professionista. E ora ho deciso di fare questo passo decisamente importante, sollecitato da tantissimi, non solo devo dire da questa tornata elettorale, ma anche dalle due precedenti, soprattutto in occasione dell'ultima, quella che si è svolta, l'assemblea che si svolse nel 2017, ecco, ad ottobre, metà ottobre del 2016, declinai definitivamente l'invito, perché insomma ero quasi vicino, diciamo così, a dare la mia disponibilità anche 4 anni fa, comunque garantendo che per il 2020 ci avrei pensato in modo molto serio, e così ho fatto, perché insomma questo è un progetto che parte da lontano. L'ufficializzazione della mia disponibilità, la candidatura l'ho fatta pubblicamente il primo di ottobre scorso, ma fino a quella data avevo già chiaramente lavorato per capire se esistessero le condizioni di una reale volontà di cambiamento, perché il sottoscritto si presenta chiaramente in netta discontinuità rispetto alla gestione attuale. E riguardo proprio alla gestione attuale, al quadriennio che si sta chiudendo,
cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato, secondo te? Ma diciamo che abbiamo ormai, non solo dall'ultimo quadriennio, ma da diversi quadrienni, abbiamo una federazione che è molto centralizzata, diciamo così, su un'unica persona, che poi è rappresentata dal presidente Di Rocco, che è senza dubbio un grandissimo dirigente, ha un percorso molto rilevante, insomma, nella vita ha fatto il dirigente sportivo, insomma, per tanti anni anche segretario generale della Federazione Ciclistica Italiana, per poi intraprendere altri percorsi in altre federazioni e anche all'interno del Comitato Olimpico, per poi ritornare alla Federazione Ciclistica Italiana nel 2005 e diventarne presidente. Ha fatto 4 mandati, quindi 16 anni di presidenza. Io ritengo che, insomma, con tutto il rispetto assoluto che si deve ad un soggetto con le esperienze e con il percorso di Renato Di Rocco, credo che il meglio di sé lo abbia già dato. Quindi le sfide che ci sono sul tavolo, il movimento ciclistico, al di là di brillanti risultati che comunque i nostri atleti, anche su discipline fino a qualche anno fa, pensiamo alla pista per esempio, non ci vedevano assolutamente protagonisti, nonostante i risultati ottenuti, il ciclismo ha delle sfide molto delicate sul tavolo, che vanno affrontate, io ritengo, con una determinazione diversa e soprattutto assumendo consapevolezza che sono delle priorità. A mio avviso non è una priorità, anche se è stato un gran segnale di brillantezza del nostro movimento, soffermarsi all'organizzazione di grandi eventi, pensiamo al Mondiale di Imola, che è stato certamente un aiuto per tutto il movimento internazionale, perché se non si fossero corsi i mondiali, a parte che alternative ad Imola ce ne sarebbero comunque state, abbiamo avuto l'opportunità di dare una dimostrazione di grande eccellenza dal punto di vista organizzativo, ma i problemi del nostro movimento sono ben altri. Sono le categorie giovanili, sono i settori come il fuoristrada, che assume, che ha sempre una maggiore rilevanza sotto l'aspetto dei numeri, sotto l'aspetto anche della forza federale, perché rappresenta ormai a livello nazionale oltre il 50% dell'attività federale, ma che in realtà reclama maggiore attenzione, un'attenzione che in questi anni non c'è mai stata. Ecco che su quelle priorità noi dobbiamo concentrarci, perché se noi ci limitiamo solo ed esclusivamente a far vedere quanto bravi siamo nell'organizzare grandi eventi, a farci trovare pronti quando il movimento internazionale chiama, ci limitiamo a fare solo un piccolo pezzo, a dedicarci alla punta dell'iceberg, ma la base è sempre più fragile, e quando quella base comincerà a dare segni di declino, che già sono abbastanza evidenti, è chiaro che anche la punta dell'iceberg e quello che riusciamo a fare con grande efficienza non varrà più nulla, perché anche quella crollerà irrimediabilmente sotto diciamo così, il crollo delle fondamenta. Dobbiamo dedicarci all'attività giovanile, soprattutto dedicando risorse, dedicando attenzione con formazione e con sostegno, perché noi non siamo più attraenti. Il ciclismo è poco attraente rispetto a tante altre discipline sportive. Il problema della sicurezza chiaramente è un grandissimo problema che impone una grande riflessione e che è tema di grande preoccupazione per le famiglie che non ci mettono a disposizione i loro ragazzi, anche se qualcuno di loro dovesse manifestare la volontà di provare un approccio con il ciclismo agonistico. Ma le preoccupazioni di mettere un ragazzo in strada sono chiaramente preoccupazioni molto, molto elevate e legittime da parte di una famiglia, appunto, che si preoccupa della salute e della incolumità dei propri figli. Ecco che dobbiamo fare grande attenzione, dobbiamo ritornare a pensare, a guardare a questi problemi come la priorità. Queste sono le nostre priorità, dopodiché quando avremo delle basi più solide potremo pensare anche a, diciamo così, a far vedere al mondo quanto bravi siamo dal punto di vista organizzativo. Quale sarà quindi la tua ricetta per far crescere il movimento giovanile? Dobbiamo offrire delle alternative ai giovani, dobbiamo aiutarli. Noi abbiamo un movimento giovanile, qualche talento lo si intravede,
Dopo capita che per ragioni poco chiare ancora ad alto livello questi ragazzi spariscono. Mi riferisco soprattutto al ciclismo su strada. Questo significa che probabilmente sbagliamo qualcosa nel momento in cui noi, il nostro approccio lavorativo, formativo con questi ragazzi, chiediamo troppo. Gli facciamo credere di essere già dei piccoli campioncini quando invece, insomma, le categorie giovanili dovrebbero essere un punto di passaggio chiaramente per arrivare poi per chi ha il talento, per chi ha la mentalità al massimo livello, quindi al professionismo. Cosa stiamo sbagliando? Interroghiamoci su tutto questo. No, non possiamo semplicemente limitarci e considerare il movimento italiano in salute perché abbiamo il fenomeno di Filippo Ganna che vince un mondiale a cronometro perché fa un grandissimo Giro d'Italia. Siamo ancora sulle spalle di un fuoriclasse come Vincenzo Nibali per una grande corsa a tappe. Non abbiamo pronto un ricambio. Cos'è che non va nel nostro movimento giovanile? A livello internazionale, ai massimi livelli stiamo vedendo attori che provengono da discipline diverse rispetto a quelle tradizionali, no? Pensiamo a Van Aert, pensiamo a Van der Poel, allo stesso Bernal, allo stesso Alaphilippe, allo stesso Peter Sagan, sono stelle di primaria importanza del ciclismo internazionale, provengono da settori non tradizionali, dal ciclocross, dalla mountain bike. Egan Bernal ha vinto un tour nel 2019 e Egan Bernal proviene, ha iniziato a pedalare nella mountain bike e a 21 anni ha vinto un tour. Ecco, una volta alla mia epoca non ci si pensava nemmeno ad andare al tour a 21 anni perché si era ritenuti troppo giovani. Al tour ti portavano quando ne avevi 24, 25, quando avevi completato la tua maturità atletica. Ora invece ci sono dei giovani che si affacciano nei palcoscenici più importanti e diventano da subito dei primatori. Evidentemente anche su questo siamo stati superati. Dobbiamo spogliarci di quella, la dico tra virgolette, arroganza di pensare di essere ancora i migliori al mondo. Non lo siamo più da un pezzo. Dobbiamo guardare quello che fanno altri, anche paesi con una tradizione ciclistica nemmeno paragonabile alla nostra, ma che riescono comunque a sfornare a ripetizione atleti di altissimo livello. Probabilmente dobbiamo interrogarci che qualcosa stiamo sbagliando. Qualcosa stiamo sbagliando ed è importante che ci sia da parte dell'ente principale, quindi la Federazione Ciclistica Italiana, attraverso i suoi quadri tecnici, le proprie commissioni tecniche, anche un indirizzo da dare alle società. Un indirizzo da dare alle società, ai tecnici di società, perché ritornino a lavorare con una maggiore attenzione a quelli che sono gli interessi degli atleti, più che i soli propri interessi di una società o del proprio tecnico, che magari aumenta, diciamo così, o sviluppa il proprio valore sulla base dei risultati che i suoi giovani atleti raggiungono. Dobbiamo ritornare a pensare che l'attenzione deve essere nei confronti degli atleti. Questo dal punto di vista tecnico. Poi è chiaro che chi come me si presenta per assumere un'importante responsabilità come questa, insomma, una federazione olimpica grande e importante come quella ciclistica è anche molto altro, insomma, non è solo quadri tecnici che sono o aspetti di natura tecnica che poi sono la finalità e quelli che appassionano più di tutti, insomma, poi ci sono anche altri ambiti che poi magari se avremo tempo affronteremo. Ora un attimo di pausa, continuiamo a parlare con Silvio Martinello dopo la pubblicità. Per te, per la tua passione, l'abbigliamento tecnico sportivo Tech Series ti garantisce la migliore traspirabilità e resistenza al vento, alla pioggia e al freddo. Tech Series è un prodotto tutto italiano che nasce dalla ricerca e sviluppo di Plastotex. Tu concentrati sulla prestazione. Al tuo comfort ci pensa Tech Series. Tech Series. Non fermarti mai.
Gli atleti fanno parte di una ASD, quindi bisogna lavorare anche con le società sportive. Le società sono fondamentali, sono il nostro bacino. Senza le società noi non andremo da nessuna parte. Noi abbiamo bisogno di dare supporto alle società, dobbiamo creare le condizioni perché ne nascano di nuove. Ne sono sparite tante nell'ultimo ventennio, ne sono sparite tante. Ora siamo a circa 4.000 società scarse in tutta Italia. Alla fine degli anni 2000 eravamo un migliaio in più. È evidente che c'è anche un problema di vocazione, c'è un problema che insomma riguarda il nostro modello sportivo. Molte società erano soprattutto sulle spalle di appassionati o di dirigenti che poi anche per ragioni anagrafiche hanno insomma interrotto il loro percorso. Ecco che la società anche a trovare il modo di coinvolgere dei soggetti, dei quadri tecnici o dei dirigenti più giovani, cioè quindi prepararsi anche un ricambio proprio all'interno delle società, creare le condizioni perché ne nascano di nuove. Come possiamo aiutarle? Possiamo aiutarle secondo me in due modi. Intanto con un sostegno di natura economica. Dobbiamo cercare tra le pieghe del bilancio federale, che è comunque un bilancio federale di 20 milioni di lire, anche la possibilità per esempio di sollevare le società giovanili dalle quote di affiliazione, dal costo dei tesseramenti e quindi dare dell'ossigeno dal punto di vista economico, lavorare dal punto di vista della formazione dei quadri tecnici e dirigenziali, mettere in piedi un piano di promozione nazionale, su scala nazionale, non lasciato individualmente al volontario di turno che ha la fortuna o la conoscenza specifica del dirigente scolastico e quindi riesce ad entrare in un istituto e si fa individualmente portavoce di una sorta di appunto di promozione della bicicletta, del movimento e di tutto ciò che sta intorno alla bicicletta per poi sperare di avere qualche tesserato per la propria società. Se noi mettiamo in piedi un piano di promozione nazionale, sfruttando anche i tanti ex campioni che abbiamo sul nostro territorio, ogni regione del nostro paese, ogni provincia del nostro paese ha la propria gloria locale o più glorie locali da poter coinvolgere in questo piano di promozione. È chiaro che poi ha un piano di promozione su scala nazionale, quindi con accordi con il Ministero della Pubblica Istruzione, che poi a cascata ai propri provveditorati locali trasmette questo genere di collaborazione con la Federazione Ciclistica, con dei piani ben strutturati. Dobbiamo andare nelle scuole dopo aver anche aiutato i nostri ex campioni a formarsi su come diciamo così comunicare con i giovani, che non è una cosa semplicissima, lo sappiamo tutti. E poi dobbiamo di riflesso e parallelamente creare le condizioni perché da questo piano nazionale sicuramente qualche vocazione la portiamo a casa, qualche interesse lo portiamo a casa, ma dobbiamo avere la società pronta a poter accogliere chi vuole iniziare un certo genere di percorso. Se noi la società più vicina alla famiglia gli diciamo guarda, la società più vicina è a circa 25 km da qua, quando va il ragazzino ad iscriversi chiaramente a quella società? Quindi è tutto un lavoro chiaramente che non si risolve in pochi mesi, ma mettendo in atto dei piani, dei progetti seri di collaborazione con le istituzioni scolastiche e mettere in piedi un serio piano di promozione su scala nazionale, attingendo anche appunto da quelli che sono i tanti ex campioni che abbiamo a disposizione e di cui molto spesso ci dimentichiamo, che sono più che mai funzionali anche a far coinvolgere i giovani. Io quando ero ragazzino, cioè la prima volta che vidi il Giro d'Italia era il 1979, che arrivava a Padova in Prato della Valle, e rimasi incantato da tutto il movimento che c'era intorno a questo grandissimo evento, no? E cominciò un po' alla volta a crescere la passione e poi a vedermi insomma uno dei tanti protagonisti per diversi anni della scena ciclistica nazionale ed internazionale. Parliamo ora dell'argomento che ci sta più a cuore, il fuoristrada, che rappresenta più della metà dei tesserati, una fetta molto importante che merita attenzione. Assolutamente, guarda, tra l'altro devo dire che forse la prima volta in
in questa, diciamo così, scadenza elettorale, che da parte del fuoristrada, del settore del fuoristrada, si è preso consapevolezza dell'importanza che questi momenti hanno, perché è un settore che senza accorgersene ha assunto una rilevanza che sta nei numeri che hai poc'anzi elencato, ma che non ha mai provato, diciamo così, a sfruttare questa forza che ha a disposizione. Io quando l'estate scorsa ho avuto i primi contatti con alcuni operatori del fuoristrada, incuriositi dalla mia così possibile disponibilità, allora era possibile, ora è una cosa concreta, a fare questo passo, chiaramente hanno cercato, insomma, mi hanno contattato, ci siamo incontrati, abbiamo parlato, ho esposto, diciamo così, quelle che sono le mie intenzioni per quanto riguarda il settore, chiaramente anche non nascondendomi dietro al fatto che non ho un'esperienza specifica, ovvero ho un percorso, diciamo così, personale completamente diverso, non ho mai partecipato ad una gara di fuoristrada, a parte qualche piccola apparizione, sporadica apparizione in qualche gara di ciclocross quando ero giovane, insomma, quindi non posso dire di avere una conoscenza specifica del settore, però ecco quello che ho sottolineato ai primi soggetti con i quali sono venuto in contatto è la volontà assolutamente di dare a tutti i settori che fanno parte della Federazione Ciclistica Italiana la pari dignità, la stessa dignità. Il settore del fuoristrada è sempre stato considerato, diciamo così, un settore in cui si cimentavano, perlomeno ai suoi albori, in cui si cimentavano quei delusi del ciclismo su strada che poi si riciclavano nella mountain bike, o soggetti, diciamo così, che non trovavano più sbocchi appunto nel ciclismo su strada, che provavano questo percorso nel fuoristrada. Insomma, ce ne sono stati molti, all'inizio sono stati anche elementi che hanno contribuito a dare visibilità a questo settore. Ora è un settore che vive di luce propria e di luce sempre più forte, tra l'altro, no? Anche perché sono meno i problemi dal punto di vista della sicurezza che il settore del fuoristrada incontra rispetto al settore della strada, anche se l'allenamento su strada è fondamentale anche per il fuoristrada, chiaramente, no? Quello che io ho sottolineato, dopo aver dato le garanzie che ci sarà una grande attenzione a questo settore, ho chiesto di impegnarsi in prima persona, perché ragazzi, un'autocritica dovete farla, ho detto, cioè non vi siete mai preoccupati di questi momenti che invece sono fondamentali, soprattutto per far sentire la propria forza e poi questa forza chiaramente utilizzarla per ottenere dei risultati e rivendicare quella dignità che finora, insomma, vi è stata data a corrente alternata o solo quando c'era un momento di visibilità, ma non con seri progetti, diciamo così, di attenzione nei confronti del settore. Ecco che io ho usato queste leve e devo dire che ora, insomma, siamo in campagna elettorale, assolutamente ormai ci siamo dentro fino al collo, ma insomma fin da subito c'è stato un grande impegno appunto nelle varie province, quindi ho spiegato anche come funzionano dal punto di vista dei meccanismi nelle varie province, si è dato un grande affare e in diverse province sono stati eletti, chiaramente anche con il sostegno delle società del fuoristrada, soprattutto con il sostegno delle società del fuoristrada, anche dei soggetti, dei dirigenti, degli operatori che parteciperanno all'Assemblea Nazionale e che quindi direttamente esprimeranno poi il loro consenso nei confronti non solo del Presidente, ma anche di tutte le altre cariche elettive che nei due giorni abbondanti di Assemblea, insomma, verranno poi espletate. Mi sono impegnato a far capire fin dal momento in cui ufficializzerò anche la squadra che vorrò, che chiederò venga, diciamo così, sostenuta per accompagnarmi in Consiglio federale, fin da quel momento il settore del fuoristrada si accorgerà chiaramente che anche nella composizione di questa squadra che proporrò ci saranno dei soggetti chiaramente riconducibili a quel settore, e già questo credo che sia un segnale di grande attenzione che poi, dal punto di vista della concretezza, se il mio progetto personale dovesse andare a buon fine, chiaramente, daremo quell'attenzione appunto che riserveremo a tutto ciò appunto che riguarda il settore fuoristrada, che non è solo cross country, specialità olimpica verso la quale chiaramente dobbiamo avere un'attenzione maggiore per la semplice ragione appunto che è una specialità olimpica, al BMX, anche questa specialità olimpica che
insomma, va chiaramente strutturata con un serio progetto anche dal punto di vista tecnico di sostegno. Dobbiamo lavorare sull'impiantistica, perché noi in Veneto stiamo molto bene, tra Verona, Padova, Vicenza siamo praticamente la regione guida per quanto riguarda il BMX, ma se vogliamo far decollare definitivamente questa specialità che fa parte del programma olimpico dal 2008, dall'edizione di Pechino 2008, abbiamo bisogno di ampliare su scala nazionale la presenza di impianti che possano accogliere e chiaramente dare quella definitiva spinta a decollare a questo importante settore, senza dimenticare anche quei settori che non sono olimpici ma che sono determinanti per lo sviluppo del settore del fuoristrada. Pensiamo alla marathon, che potrebbe avere in futuro anche uno sbocco di carattere olimpico per il grande interesse che comunque racchiude non solo in Italia, insomma, ma in tutto il mondo, e anche il ciclocross. E anche il ciclocross, che abbiamo visto, insomma, i numeri in Italia sono in grande aumento, anche se, insomma, si è guardato finora più alla quantità più che cercare di far uscire anche della qualità. Forse dovremmo concentrarci un po' di più su questo, ma è una specialità che, insomma, come stiamo vedendo, e ritorno a quanto ti dicevo prima, anche dal punto di vista internazionale, assolutamente del ciclismo nella sua globalità non preclude un eventuale percorso, diciamo così, poi nel ciclismo di maggiore visibilità. Pensiamo ai grandi giri o alle grandi classiche su strada, perché stiamo vedendo a livello internazionale che i grandi protagonisti del ciclismo da un paio di stagioni sono giovani che provengono appunto da settori che nulla hanno a che vedere con un percorso tradizionale come quello che noi per molto tempo abbiamo imposto ai nostri giovani, ma vengono appunto dal settore del fuoristrada, del ciclocross, mountain bike, e poi riescono anche ad avere una, insomma, grandissime soddisfazioni anche su strada. Quindi questo dovrebbe aiutare sia le famiglie sia i tecnici anche ad avere un approccio diverso, è un approccio, diciamo così, meno intimidito e più fiducioso nei confronti di un settore che non preclude assolutamente, anzi, dà un valore aggiunto poi, sia dal punto di vista dello sviluppo delle abilità, che comunque sono comunque importanti per andare in bicicletta, e anche dal punto di vista fisico, diciamo così, delle caratteristiche, che poi sono assolutamente compatibili anche con i grandi eventi su strada. Il settore della mountain bike, come di tutto il ciclismo, ha bisogno di visibilità mediatica. Noi, per quanto possibile, cerchiamo di fare sempre il massimo, ma mancano i grandi network. L'aspetto dedicato alla visibilità degli eventi, insomma, medi, grandi, piccoli, che il fuoristrada è in grado di proporre, è uno degli aspetti che mi è stato fin da subito sottolineato dagli operatori, non solo chi si occupa di organizzazione, ma anche chi si occupa di allestimento, di formazioni, perché chiaramente la visibilità, soprattutto quella televisiva, è chiaramente fondamentale. Ma io credo che anche questo sia un chiaro segnale della scarsa attenzione che ci sia stata fino a questo momento nei confronti del settore, perché se è vero come è vero che gli appuntamenti, diciamo così, che vengono gestiti dalla federazione, pensiamo al Giro d'Italia Under 23, pensiamo al Giro d'Italia femminile, eventi che senza, diciamo così, il sostegno federale difficilmente troverebbero uno sbocco in televisione, ecco che allo stesso modo dobbiamo preoccuparci, la federazione si dovrà preoccupare di sottoscrivere degli accordi con la TV di Stato, quindi con la RAI e quindi con il canale tematico di Rai Sport, di maggiore attenzione anche verso l'aspetto dedicato al fuoristrada. Ci sono degli eventi che dal punto di vista organizzativo sono delle vere e proprie eccellenze dello sport italiano. Pensiamo ai grandi eventi marathon, che potrebbero essere abbinati, per esempio, il giorno prima, cioè riservare l'intero weekend il giorno prima con le gare giovanili e con la prova di cross country, verso la quale abbiamo la necessità comunque di avere quella particolare attenzione, perché è una prova che si svolge nel programma olimpico e quindi necessariamente necessita di una maggiore attenzione rispetto a quanto non ci sia stata fino a questo momento. E poi il giorno dopo il grande evento marathon, quello che richiama poi le folle di appassionati e di amatori che si cimentano poi nei percorsi dolomitici piuttosto che nei bellissimi percorsi di altre zone del nostro paese. Ecco che tutto questo è da ricondurre alla scarsa attenzione che probabilmente fino a questo momento non si è data
a questo settore, perché se io federazione, nel momento in cui, come fanno tutte le federazioni, mi siedo al tavolo con la TV di Stato a fare il mio programma stagionale di eventi per la quale richiedo la copertura televisiva, io metto dentro anche le prove di un rinnovato, per esempio, Marathon Tour. Avremmo già 6, 7, 8 eventi che assolutamente potrebbero far parte di un circuito, chiaramente che comprenda tutti gli eventi più importanti che si svolgono sul territorio nazionale, e agli stessi eventi organizzare anche il giorno prima, quindi al sabato, le prove giovanili e le prove dedicate alle specialità olimpiche. E quindi tutto questo non sarebbe altro che un ulteriore passo in avanti sulla promozione di questo settore che sta, insomma, dal punto di vista dei numeri, ha spiccato ormai definitivamente il volo da tempo, ma non se ne sono accorti probabilmente, se ne sono accorti in pochi, a parte i tantissimi appassionati che poi affollano gli eventi che si svolgono sul nostro territorio nazionale. Ecco, si tratta semplicemente anche qui di aprire un po' gli occhi, e nel momento in cui, come accade ad ogni fine stagione, ad ogni inizio nuova stagione, ci si siede per discutere quali prove far coprire dal punto di vista televisivo, ecco che questo, insomma, credo che sia una cosa abbastanza semplice da condurre e da gestire. Ecco, insomma, non vedo delle grandi difficoltà, e permetterebbe di dare anche quella giusta e meritata visibilità ad un settore che richiama moltissima gente, che a questo punto, anche dal punto di vista degli sponsor, quando c'è maggiore visibilità, automaticamente tu riesci anche ad intercettare maggiori risorse che andrebbero poi a ricadere chiaramente sul miglioramento di tutto il movimento generale. E siamo giunti al termine anche questa settimana. Io ringrazio Silvio Martinello, che ricordo candidato alla presidenza della Federazione Ciclistica Italiana. Grazie di essere stato nostro ospite oggi. Ciao Carlo, grazie a voi, e quando hai necessità sono a disposizione. Grazie Silvio, continueremo sicuramente a seguire le vicende federali. Questo è solo il primo appuntamento che dedichiamo ai candidati alla presidenza della Federazione Ciclistica Italiana. Prossimamente sentiremo anche gli altri candidati. E per questa settimana è tutto. Un saluto da Carlo Rosa, la grande mountain bike di MTB Gran Fondo torna la prossima settimana. MTB Gran Fondo, in collaborazione con Tech Series. Non fermarti mai. Bottecchia Reparto Corse.